ecco perché diamo il ben ritrovato al nostro filosofo e saggista di fiducia, Diego Fusaro. Ciao Diego, ben ritrovato. Un caro saluto da Diego Fusaro e buona domenica. Diego, ci siamo agli sgoccioli, sta per partire il Super Green Pass. È proprio così, da domani parte il Super Green Pass, come lo chiamano con la lingua dei mercati. Io preferisco chiamarlo la super infame tessera verde, perché si tratta, a mio giudizio, di una misura ampiamente discriminatoria, che discrimina su basi medico-scientifiche. Del resto oggi il lessico dominante è quello medico-scientifico, la episteme, direbbe Foucault, oggi è quella medico-scientifica, e quindi anche la discriminazione passa dal lessico medico-scientifico. Ora, abbiamo più volte insistito su questo tema, non c'entra nulla la super infame tessera verde, come anche la sua precedente formula, l'infame tessera verde, con le ragioni medico-scientifiche legate al vaccino. Quindi io non entro nello specifico del vaccino, chi vuole vaccinarsi lo faccia, chi non vuole non lo faccia, ognuno faccia quel che ritiene sul proprio corpo. Io sono contro i vaccini, ma contro le forme di obbligo, specie se sono forme di obbligo discriminatorie come quella della super infame tessera verde, in forza della quale da domani abbiamo di fatto una grande parte dei nostri connazionali che decadono ancora di più a cittadini di seconda classe, o forse anche a non cittadini, se consideriamo le parole di Mario Draghi di qualche giorno addietro, quando disse speriamo che tornino presto a far parte della società. Quelle parole sono di una gravità inaudita, da che segnalano che chi non ha la super infame tessera verde non fa parte della società, per ammissione dello stesso Presidente del Consiglio Mario Draghi. E quindi bisogna essere consapevoli di questo. La questione non è medico-scientifica, ripeto, i vaccini possono essere la cosa più buona e più sicura al mondo, ma non è un motivo per discriminare chi, per una ragione o per un'altra, non è vaccinato. Quindi una ragione medico-scientifica no, è una ragione giuridica e politica quella che io sto discutendo. Questo deve essere il punto chiaro su cui ragionare. Quindi chi è contro la super infame tessera verde non è necessariamente un novax. Io sono contro la super infame tessera verde, ma non sono affatto un novax, anzi ritengo che i vaccini possano essere fatti da chi ritiene sia giusto farlo. Non ho nulla contro i vaccini, ho però qualcosa da eccepire sul fatto che si possa discriminare chi non si fa vaccinare. Ecco, spero di essere stato chiaro per la frattesa. Chiarissimo. Tra l'altro resterà, diciamo, libero di andare al ristorante, al cinema, allo stadio chi è vaccinato o guarito da Covid negli ultimi 6 mesi. E io che sono vaccinata, io mi ricordo che, insomma, vado a memoria, ma alla seconda dose ci dicevano che sarebbe durata 1 anno, quindi già si stanno anche, diciamo, cambiando le carte in tavola in itinere. Sì, sono, ormai possiamo dirlo, sono diritti a tempo determinato e per gentile concessione, anzi nemmeno più diritti, quelli che un tempo erano diritti garantiti da una Costituzione, adesso sono concessioni che il potere ci fa a tempo determinato, con rinnovo, come i contratti dei precari, con rinnovo periodico, facendo quello che ci chiedono di volta in volta di fare, la super infame tessera verde, gli upgrade delle benedizioni con il siero, molte altre cose che magari arriveranno connesse alla tessera verde, perché non dimentichiamo che non si chiama Covid Card, si chiama Green Pass, e quindi ha un'ampia utilizzabilità anche oltre e al di là dell'emergenza epidemica, non sfugga questo aspetto. La mia tesi, come ho scritto nel mio libro Golpe Globale, è che l'infame tessera verde è ripugnante non solo perché discrimina chi non ha la tessera, cosa che abbiamo già visto in Italia ai tempi bui del fascismo, ma la tessera verde trasforma anche chi la prende in un suddito controllato in maniera totale e totalitaria mediante il QR code, dal quale dipenderanno i nostri diritti, dipenderanno sempre più i nostri diritti a tempo determinato, diventando appunto concessioni che il potere ci fa bontà sua per periodi limitati, che vanno anche accorciandosi, come giustamente rilevavi tu poc'anzi, perché da prima erano 12 mesi, adesso sono già dimezzati a 6 mesi e chissà in futuro che cosa accadrà ancora. Del resto non sfugga che Mario Draghi si è incontrato con Klaus Schwab qualche settimana dietro e subito dopo è arrivata la proposta della super infame tessera verde, quindi chissà che non ci sia anche una
correlazione, per usare un altro termine chiave del lessico contemporaneo, tra questo incontro e l'arrivo della super infame tessera verde. Esatto, staremo a vedere e staremo anche a esperire le nuove regole. Io ringrazio come sempre il nostro filosofo e saggista Diego Fusaro e vi invito ad approfondire il suo pensiero nei suoi libri. L'ultimo è Golpe Globale. Grazie mille Diego, appuntamento domenica prossima. Un caro saluto da Diego Fusaro, grazie a voi. Radio Linea. Numero 1.